Amici di Dieta Flessibile Italia, ben ritrovati. Oggi in questo video affronteremo l'argomento delle calorie che mangiamo con la dieta e delle calorie che bruciamo con lo sport e se queste vanno integrate. Infatti, fra le domande che riceviamo ogni giorno abbiamo, per esempio, le calorie che brucio con l'allenamento. Devo reinserirle nel mio diario? Devo inserirle nell'app? Devo recuperare le calorie bruciate con lo sport? Prima di darti la risposta, voglio sapere nei commenti tu come ti comporti, cosa fai e sapevi quello che ti sto per dire? Scrivimelo perché magari dedicheremo un video a questo. Capisco perfettamente che può sembrare molto invitante, ma devo dirti che la risposta è tassativamente no. Se ad esempio hai già la tua mappa personalizzata dal nostro staff, ma trovi maggiori dettagli nella descrizione di questo video, oppure quando calcoli il totale calorico utilizzando i coefficienti di attività fisica, il tuo totale di attività fisica è già incluso nelle calorie che consumi. Se quindi mangi più calorie di quelle che ti sono state assegnate o di quelle che hai calcolato, saranno più di quelle che il tuo corpo richiede per raggiungere l'obiettivo. Ti ho spiegato come funziona tutto con precisione in un video precedente, quindi vallo subito a guardare. Ed ecco un piccolo riepilogo in sintesi di come funziona il tuo metabolismo. Abbiamo il BMR, che è il metabolismo basale, sono le calorie che ti servono per restare in vita e giusto per respirare, muovendoti appena e nient'altro. Poi abbiamo il TDE, che sarebbe il metabolismo basale più le calorie che utilizzi nella tua vita per lavorare, muoverti, allenarti, giocare, tutto ciò che è compreso nella giornata. Quindi, per esempio, il tuo BMR è 1400 calorie e le attività che ti elenco di seguito sono il totale che bruci ogni giorno. Per esempio, il TEF, che è l'effetto termico dovuto al cibo, che sono circa 100 calorie in questo esempio, il NEAT, la termogenesi non legata all'allenamento, a cui attribuiamo altre 600 calorie, il TEPA, calorie legate all'allenamento, e diamo altre 500 calorie, avremo il risultato di un TDE di 2600 calorie. Se con un piano nutrizionale di macros ti viene sottratta già una determinata percentuale basandoti sul tuo obiettivo, non dovrai fare null'altro. Diciamo che vogliamo assegnare un deficit calorico del 20% perché vogliamo essere particolarmente aggressivi. Sono 520 calorie, sottraendole a 2600 avremo 2080 calorie. Semplicemente devi mangiare 2080 calorie al giorno per perdere peso. Mettiamo che tu rimetti dentro le calorie che bruci con lo sport. Andiamo a vedere cosa accade se mangi le calorie che bruci con lo sport e diciamo che ne reinserisci 2080, rimetti le 600 calorie che hai appena bruciato allenandoti. Andiamo a 2680 calorie. Questo di 2680 è un valore di molto superiore al tuo TDE, decisamente più di quelle che il tuo corpo può utilizzare. Se lo fai, non sei più in deficit calorico, non brucerai più grasso, piuttosto inizierai ad accumulare e a depositare grasso o a costruire muscolo a seconda della strategia, perché sarai in surplus calorico. Stai semplicemente mangiando troppe calorie. Quando senti le persone parlare del fatto che reinseriscono le calorie dell'esercizio fisico, stanno semplicemente considerando soltanto il loro metabolismo basale. Non fare assolutamente questo errore. La risposta veloce è: raggiungi i tuoi macros. Se stai invece pensando quali sono i macros che dovrei raggiungere per bruciare grasso, allora devi considerare al volo una consulenza con i nostri nutrizionisti. In basso, in descrizione, trovi tutti i link necessari, ma se al contrario stai pensando: wow, ma cosa sono i macros? Allora è proprio il caso di fare un passo indietro, aprire la tua mente a qualcosa che cambierà per sempre la tua vita, leggendo la guida gratuita che trovi in descrizione nel primo link.